cuoricini, ci vuole un po' di pazienza, soprattutto se lo volete cucinare nella terracotta, però così il cervo rimarrà bello tenero tenero tenero. Io ho aggiunto solo dell'olio extravergine d'oliva per il momento e lo sto facendo andare appunto a fiamma molto dolce, molto bassa. Poi aumenterò un pochettino per far evaporare un pochino i suoi liquidi, ma non troppo, la fiamma, e do proprio un ditino di vino rosso ancora e farò lo stesso movimento, diciamo, di far evaporare tutto. Poi aggiungo un po' di aromi, il rosmarino, la salvia, un'altra foglia d'alloro, tutto bello pulito, e facciamo evaporare il più grosso del liquido. E poi metteremo un po' di polpa di pomodoro. Ci vuole pazienza, mi raccomando, ma avrete un ottimo risultato. E poi preparo la classica polenta, però ve lo dico già, siccome non essere mamma, la polenta sarà istantanea. Come avete visto, la pasta è già pronta e impiattata. Adesso ho messo un terzo d'acqua, un terzo di latte, un pizzico di sale grosso, porto a bollore e aggiungerò la polenta, ma quella istantanea, se no non è un chiave o stesse mamma. E poi la metterò nella mia ciotolotta bella, aggiungerò ovviamente una noce di burro e del parmigiano. A dopo!